Ci risiamo ancora una volta saremo oggetto di sbeffeggiamento globale, di ironia, di sarcasmo, di denigrazione, come popolo, come Stato, come democrazia, perché su queste vicende, il mondo intero sta facendo le vignette, sta facendo di tutto e di più. No, in effetti, insomma, è stato un po' preoccupante l'intervento di quella sociologa quando dice, ma insomma, ormai hanno capito chi è, l'Italia non ha credibilità. Quindi lui non è un privato cittadino e basta, e i comportamenti come privato cittadino hanno ricadute istituzionali, hanno ricadute pubbliche. E hanno delle conseguenze sul piano istituzionale, sul piano pubblico. I suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti come privato cittadino, diventano automaticamente comportamenti e atteggiamenti anche pubblici, diventano automaticamente anche modelli politici, diventano automaticamente anche affermazioni di modalità politiche. Di vivere e di esprimere il ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio, e cioè di rappresentante di un popolo, di uno Stato e di una Costituzione, di una democrazia. Quindi o si è degni, o si è all'altezza e si onora questo ruolo. E non è così, perché se no non si spiegano tutte le vignette e l'ironia, il sarcasmo globale e la non credibilità istituzionale di questo Presidente del Consiglio, o altrimenti si va a casa. Io non credo che gli abbiano dato i voti, la gente gli ha dato i voti perché faccia quello che fa. Non è così, non è così. La gente li ha dati perché voleva che venisse attuato un programma che non è stato attuato, non l'ha mai attuato i programmi che ha detto. Hanno detto bene, bravo a conquistare voti, quanto è bravo poi a perdere i consensi quando è nelle condizioni di amministrare al potere. Quest'uomo è indegno di rappresentare un popolo, uno Stato, una democrazia e una Costituzione. Perché non si può fare della puttanaggine, della ruffianaggine, disinvoltura nei confronti delle istituzioni un sistema di potere, una cultura, una mentalità di potere. Non si può. Non si può far credere ai giovani che basta conoscere il Presidente del Consiglio perché ci possono essere vie privilegiate, altro che meritocrazia. Se hai un bel culo, delle belle tette, una bella faccia, sei giovane e anche minorenne, c'hai possibilità di poter avere soldi facili. Se sei maggiorenne, c'hai anche possibilità di carriera televisiva, oppure c'hai possibilità addirittura di carriera politica. In barba a tutte quelle persone che si impegnano onestamente, gratuitamente, si fanno il culo, lo stesso come la trota che è eletto nel Parlamento Lombardo a dispetto di tutti quei bravi ragazzi e ragazze della Lega che non sono figlie di Bossi e quindi restano dove sono. Insomma, è veramente una cosa obbrobriosa, insomma, basta, è l'ora di finirla con questa situazione, che se ne vadi a casa, se ne vadi a più presto, ci lasci in pace, faccia la vita del vecchio ricco, si può permettere tutto la faccia, senza continuare a farci prendere per il culo dal mondo intero. Non lo meritiamo e non lo meritano nemmeno quelli che l'hanno votato e che spero riflettano. Riflettano, veramente riflettano, perché hanno fatto un grande danno a questo paese e a questa democrazia, non solo ora, anche a venire. Questo danno lo pagheremo anche in futuro. Grazie, Berlusconi, grazie per quello che avete fatto a questa democrazia.